È incredibile, qua in Top of Gaming quante volte abbiamo parlato di videogiochi importantissimi che nessuno si è mai cagato. Oggi vi voglio parlare di questo videogioco, 30 secondi di trailer, l'unico trailer che state vedendo è questo e andrà a ripetizione, a ripetizione, a ripetizione. Eppure di questo videogioco ne hanno parlato, beh, un bel po' di testate specializzate italiane e ne hanno fatto anche tantissimi articoli. Lo volete sapere perché? Beh, primo perché esce dall'autore di Deus Ex, secondo perché è dannatamente violento. Lo stesso autore ha definito questo titolo una trasposizione delle più grandi atrocità che l'uomo ha commesso durante tutto il nostro tempo, che vuole mettere il videogiocatore in difficoltà, non solo dal punto di vista del videogioco, e lo scopriremo perché alcuni dettagli del gameplay sono già emersi, ma anche dal punto di vista della trama. Quello che viene descritto, leggo testuali parole su Steam, è: vivrete l'inferno nella nostra bellissima terra. Ma come? Perché l'inferno, la difficoltà, non sarà mica solamente perché questo videogioco si vocifera essere molto complicato alla Dark Souls? Saranno i temi, le ambientazioni e come lo si vuole raccontare che genereranno in questo videogioco tantissima, tantissima attenzione. Come? Non lo sappiamo, c'è davvero tanto che ancora non ci viene detto, ci vengono dette altre cose e le scopriremo qui, quest'oggi, emozionandoci, solo con 30 secondi di trailer. Pensate che roba! Benvenuti su Top of Gaming. Ed eccoci qua con solo 5 screen, è il massimo del massimo che c'è, che è disponibile. Nanocon con Rogue Factory sta appunto creando questo videogioco che, come vedete, ha dei temi estremamente, estremamente cupi. E come la descrizione del videogioco su Steam indica, vivrete un inferno in terra. Non stiamo semplicemente parlando di creature infernali, ok? No, no, stiamo proprio parlando della brutalità, dell'essere selvaggio, delle emozioni più becere degli esseri umani. Ebbene sì, il creatore di Deus Ex è molto attento a determinate tematiche e dietro, ad esempio, la guerra che si sta sviluppando in Ucraina, ha voluto mettere dentro il trailer che avete visto delle reference e di sterminio, di combattere, di farsi la guerra. Il titolo ne sarà pieno e non dimostrerà la sua brutalità solo mostrando immagini, ma raccontandole in vario modo. Ovviamente ci possono essere immagini particolari, racconti particolari, musiche, ma anche art style e grafica faranno ovviamente la loro porca figura. Ok, va bene, questo videogioco sarà fatto in Unreal Engine 5 e uscirà, attualmente confermato, su PC e PlayStation 5, perché anche PlayStation 5 si è dimostrata incredibilmente interessata a questo progetto. Nanocon, l'editrice di questo titolo, essenzialmente non è così grande, ma si occupa di tanti videogiochi, lascia ampio spazio di creazione alle software house. E quando è arrivato questo videogioco, doveva essere qualcosa di un pochetto più piccolo, doveva essere un'ambientazione alla Death Stranding, ok? Con delle meccaniche di gameplay molto simili a un Dark Souls o un Elden Ring, più simili a un Dark Souls, ok? Quindi puntano più sull'action e la voce gioco di ruolo è stata, e open world esplorativa è stata completamente lasciata da parte. E si è ritrovata, come dicevo, a essere molto chiacchierata in un trailer di appena 30 e pochi secondi. Ma come ha fatto questo videogioco con un trailer di soli 30 secondi a interessare grandi publisher, appunto Sony, che lo vuole nella sua PlayStation 5 e poi fargli ottenere anche dei fondi per poter permettere di fare questo videogioco e di poterlo mettere in altre lingue? Questo doveva essere, ragazzi, al massimo un piccolo titolo di una piccola casa di sviluppo che si chiama appunto Rogue Factor, che diciamo al massimo l'unica cosa che ha fatto è Necromunda, ok? Basta, niente di più, e tutto il resto,
piccoli altri titoli, insomma, capite, ottenere anche dei fondi per poterlo fare in altre lingue è una cosa importantissima. Anche sviluppare un proprio videogioco in Unreal Engine 5 richiederebbe più tempo, richiede più soldi, richiede più specializzazione, più know-how da parte degli sviluppatori. Insomma, se Hell of Us ha interessato così tanto il pubblico, ci deve essere stato un perché. E la motivazione cardine è stata appunto il regista, ok? Nonché creator del design dei titoli Deus Ex. Bene, questa persona è una persona molto attenta ai temi sociali e ha deciso di costruire un videogioco dove le limitazioni, appunto sulla violenza, sui contenuti espliciti, sono stati completamente e totalmente cancellati. Lui stesso racconta che Hell in Us è un gioco dove voi sperimenterete l'inferno in terra. State ben attenti, è vero, ci sono i nemici, ci sono tante creature che vengono fuori dall'inferno, hanno forme grottesche, ma lui sta parlando dei temi, come ad esempio la guerra. La guerra è una delle cose più terrificanti che l'uomo può fare, andare a uccidere i suoi stessi simili. Per quale motivazione? Qual è, si chiedono e si domandano in molti, qual è il perché se facciamo ancora queste cose nonostante tutto quello che abbiamo passato, nonostante una storia cosparsa di sangue e dolore, non ci hanno insegnato niente? Ma non c'è solo quello, ragazzi. La violenza e, diciamo, altri temi scottanti, la brutalità dell'essere umano, la possiamo raccontare in tante forme. La possiamo raccontare attraverso i colori, attraverso le forme, attraverso il testo, attraverso la musica, attraverso l'ambientazione, attraverso l'open world, ma la possiamo raccontare anche attraverso un gameplay. Ecco, un'altra cosa davvero molto interessante. Chi sta creando questo videogioco ha detto: non avrete una bussola, la mappa ve la costruirete voi, e cioè più avanti andrete, la mappa si autocostruirà, la scoprirete passo dopo passo, per cui c'è quel senso di dove andiamo, cosa facciamo, è la strada giusta? Dopodiché c'è il senso del gameplay brutale, improvviso, con questi portali che si aprono praticamente all'improvviso davanti di noi, con creature che possono essere piccole, grandi, enormi, completamente deformi. L'avete visto negli screen, ne avremmo già individuate almeno 3 o 4. Se ogni creatura ha pattern differenti, modi di comportarsi differenti, comprendete che il gioco, l'action in sé per sé, sarà complicato da affrontare per i player. Se poi queste creature emergono all'improvviso dalle ombre, dall'oscurità, dalle viscere della terra, ecco che c'è anche l'effetto improvvisazione, ansia, dove andiamo, cosa facciamo. Se poi è brutale il videogioco, come dicono che sia, effettivamente ci troviamo davanti ad un'esperienza che non lascia, ok, traspirare i buoni propositi. Tutto intorno a questo videogioco deve avere un'aria cupa, e la cosa mi piace davvero tantissimo. Perché? Perché molti software house, ID, case di sviluppo, editori non pubblicheranno mai un videogioco del genere, perché sarebbe un PEGI 18, perché può toccare argomenti scottanti. Se tocchi argomenti scottanti, basta semplicemente pensare allo sparare, ad esempio ad un videogioco come Hunter, Savana, dove voi andavate a sparare gli animali della savana, eccetera eccetera. Immaginatevi e ricordatevi quante cause sono state intentate dagli animalisti. Per lo stesso Assassin's Creed Black Flag, perché si faceva la caccia alle balene, pensate, Ubisoft è stata citata perché incitava, secondo loro, alla caccia alle balene. Oppure ancora personaggi femminili ipersessualizzati, like Bayonetta oppure Tomb Raider. Ribadisco il concetto: fare un videogioco crudele
con tematiche importanti non è da tutte. Io sono davvero contento che Nanocon si faccia avanti per un titolo del genere. Non sappiamo ancora quando uscirà. L'unica cosa che io volevo raccontarvi con questo video è che là fuori c'è gente che vuole raccontare, davvero ragazzi, ce ne sono a destra e a sinistra e ve ne ho portati in Indie World, in Cianciare, eccetera, eccetera, tantissimi progetti che non devono essere per forza educati, propositivi, ma vi possono raccontare anche delle storie brutali, vi possono raccontare anche qualcosa che è come la guerra, come l'assassinio e altre cose del genere, qualcosa di estremamente violento, brutto, e lo puoi far arrivare questo messaggio non solo attraverso diciamo un film, ok? Attraverso le cutscene, anche il gameplay, tutto è bello collegato. E chiaramente ragazzi, questo è tutto quello che sappiamo, quello che vi ho raccontato quest'oggi arriva direttamente dalla pagina Steam. Stiamo parlando di un videogioco che è stato annunciato solo il 21 maggio 2023, non ne sappiamo ancora nulla, ma PlayStation si è interessata, per PC arriverà e io sono qui a dirvi: beh, se ne abbiamo parlato, se loro si interessano, perché voi non ci mettete un occhietto? Probabile data d'uscita? Non ne ho la minima idea. Puntiamo a un 2024, ma io spero vivamente che quello che ci vogliono raccontare sia davvero crudele. No splatter, no cattivo, ma bensì senza filtro nella sua incredibile, bellissima brutalità. Dico solo questo. Per tutto il resto, spero vivamente che questo progetto voi l'abbiate sentito. Se volete continuare a sentire di questi progetti, questo è il canale che fa il caso vostro. Ed è qui che dovete tornare. Basta un like e un'iscrizione. Al prossimo mega video. Ciao!